Hey friends, Gianni Vlaro is back. Eccoci ancora qui. Voglio in particolare salutare come sempre tutti gli amici del canale, tutti quelli che lo supportano e come sempre un saluto particolare ai carissimi Alipers. Oggi ho deciso, come mia abitudine di quest'ultimo periodo, di accontentare parte delle tante richieste che mi sono state fatte nel corso dell'ultimo periodo relativamente a vari artisti che mi sono stati in qualche modo raccomandati e da guardare e magari da reazionare insieme. Oggi ho scelto di andare a guardare dei giovanissimi artisti che mi sono stati più volte e a più riprese indicati. E sono un gruppo di giovanissimi artisti, musicisti, diciamo che hanno come patron, come maestro, una figura molto importante nella musica indonesiana, il maestro Erwin Gutawa, che ho letto in parte anche la sua biografia e quindi parliamo di una figura importantissima nell'ambito musicale, non solo indonesiana, insomma è una figura rilevante anche a livello internazionale come grande compositore, grande musicista. Ha sotto il suo patrocinio, sotto la sua ala da maestro, evidentemente moltissimi giovani e giovanissimi, e ne ha evidentemente selezionati alcuni per fare questa, ha realizzato evidentemente questo scherza, un brano, un jazz fusion, che poi peraltro come genere, per quello che mi consta, è un genere insomma per virtuosi dello strumento, insomma quelli che in qualche modo lo hanno portato alla ribalta e l'hanno creato in un certo senso, insomma parliamo di figure fondamentali nell'ambito musicale, da Miles Davis a Chick Corea, Pat Metheny, parliamo di personaggi che hanno dal talento straordinario e che hanno in qualche modo portato questo genere a grandissima notorietà diversi anni fa, un genere che peraltro ha avuto i suoi grandi momenti intorno agli anni 80-90, poi in qualche modo questi nuovi generi musicali, quindi che hanno preso un po' il dominio dal pop alla trap al rap in questi ultimi decenni e hanno in qualche modo tolto spazio a generi peraltro nobilissimi come la fusion, che è chiaramente gestita musicalmente da chi è un virtuoso un po' dello strumento. Non tutti possono approcciare questo genere, infatti io sono molto curioso di ascoltare questi giovanissimi peraltro, perché insomma il genere in sé non è proprio da neofiti dello strumento, quindi andiamo ad ascoltarli e poi faremo qualche piccolo commento. Volevo aggiungere soltanto che ho potuto constatare che queste iniziative, come altre iniziative, sono state più o meno realizzate in piena pandemia, in pieno Covid, quindi chiaramente il maestro Erwin Gutawa ha avuto la cura di realizzare parecchi eventi musicali in un modo più o meno virtuale, in quanto chiaramente la presenza in presenza era complicato durante il periodo pandemico, e quindi a onore del vero tutto questo è stato realizzato anche per superare un momento certo non facile per tutti. Comunque, al di là di tutta questa lunga chiacchierata che mi sono fatto
andiamoci ad ascoltare questi giovanissimi ragazzi e poi facciamo qualche piccola considerazione. Hai, saya Abim, umur saya 13 tahun, saya dari kota Situbondo. Nama saya Kristiano, basis usia 10 tahun. Saya berasal dari Semarang. Halo, saya Elne Budiman, umur 13 tahun, dari Surabaya. Hai, nama saya Marcelo, umur saya 12 tahun, dari Surabaya. Halo, nama saya Kervel, saya berusia 13 tahun, dan saya dari Tangerang. Sekarang saya akan membawakan lagu Sketsa. Enjoy! Tutti giovanissimi. Sketsa. Semplicemente fantastici. Il bassista è fenomenale. Semplicemente fantastici questi ragazzi, veramente, no words, fantastici. A solo. Thank you.
Umur saya 13 tahun. Che cosa devo dire? Questo veramente, il talento di questi giovanissimi ragazzi è veramente è impressionante. E vedere come l'unione di cinque fantastici giovanissimi artisti con questo talento straordinario, uniti alla qualità del maestro Yves Ringutawa, che ha saputo così ben organizzare questi giovanissimi artisti, devo dire che è veramente fantastica, una operazione artistica incredibile. E a questi giovanissimi artisti, che credo che dal momento in cui io sto guardandoli a oggi, probabilmente è passato forse un paio d'anni, non lo so, forse un anno o due, non so. E chissà che cosa nel frattempo hanno saputo aggiungere a questa qualità straordinaria. Io ringrazio intanto chi mi ha suggerito questo video, ringrazio questi giovanissimi artisti e indirettamente voglio ringraziare anche il maestro Yves Ringutawa, che ha fatto questa operazione meravigliosa con questi giovanissimi meravigliosi musicisti. Enjoy life, enjoy music. And be happy. Ciao.